faremo ancora. Per ricordare Tino, vedere questo docu-fiction è significativo, nel senso che il modo in cui è stato realizzato ci parla proprio di come era fatto Tino, della sua personalità, delle sue qualità, forse anche di qualche difetto. Allora, vedrete qui degli effetti speciali, una orchestrazione di una squadra tra scenotecnici, direttori della fotografia, musicisti, c'è una colonna sonora di Alessio Moglia, bellissima, montaggio di Alessandro Cercoletti. Insomma, una squadra, se voi tra un po' vedrete, direte: ma questo è un film a medio budget, non dico alto, ma ecco, è stato fatto veramente gratis, e questo gratis, insomma, con pochi soldi, di cui in parte messi da Tino e Cristina Croce, lo sa bene, che è un'altra della squadra di noi fedelissimi di Tino, sa bene come chi ha conosciuto Tino la grande simpatia di quest'uomo. Tuo padre era innanzitutto una persona amabile, simpatica, aveva il talento di vedere, no? Non solo vedere le immagini che tra un po' vedremo, in parte nel cortometraggio, perché parlando di docu-fiction vi spiego che è fatto di due parti. C'è il racconto del lavoro della squadra dei nostri amici del Centro di Salute Mente di Ponte Milvio, coordinati dai qui presenti psicoterapeuti Pietro Salemme, James Franco, Giacomo Bucolo, Chiara Meneghini, Alessandra, non so il cognome. Mi piace ricordare anche gli altri, quelli che hanno partecipato, altrimenti ce la sogniamo, ce la cantiamo. Daniele Coscarella, che ha fatto una particina. Poi vabbè, Tommaso, che in questo momento non c'è, che ha creato gli effetti speciali, ma lo vedrete nel backstage. Quindi c'è questo cortometraggio scritto dagli utenti del Centro di Salute Mentale, che dura pochissimo, ma è incorniciato nel backstage, chiamiamolo così, dei lavori che hanno portato alla realizzazione del cortometraggio. Quindi voi vedrete un impianto che dice: ammazza, ma quanto è costato? Ecco, cioè costa tanto, ma Tino, eccolo là, con la sua simpatia, con la sua visionarità, con la sua umanità, e chi l'ha conosciuto sa, ancora meglio di me forse, no? Quanto lui fosse contagioso negli entusiasmi, vedesse poi quanti di noi, i più stretti collaboratori familiari, a cominciare da Francesco Ramon, che mentre lo ascoltavamo, no? No, perché poi facciamo l'astronave, uno ha fatto una serie con un'astronave fatta da Tommaso Ragnesco, che stasera non credo ci sia, e quindi riuscire a far realizzare ad un gruppo di persone un sogno, una visione di grande qualità, perché adesso vedrete gli effetti speciali fatti qui, non vi spoilerò niente, ma insomma c'è un personaggio del cinema di fantascienza, un classico di genere, non vi dico cosa, creato dai nostri amici utenti qui del Centro di Salute Mentale, che Tina è riuscita a realizzare. Ma tante altre, cioè per una cosa che abbiamo realizzato con lui, tante altre. Ah, oh, perché poi fa come di parlare l'astronave, il viaggio nel tempo. Sì, vabbè, perché nessuno osava dire: ma che stai a dire, ma con quali soldi, non con quali capacità, perché in questa città, e chi fa questo mestiere lo sa, anche progetti di grande qualità, con fior di professionisti, trovano raramente i soldi, se non diciamo quasi mai. E quindi una delle qualità di Tino, per la sua grande simpatia, umanità, talento, nel mestiere che ha fatto per una vita, riusciva poi a coinvolgerti, a alimentare un entusiasmo e a portarti a fare squadra e a realizzare quello che stiamo per vedere. Quindi il corto, insieme al documentario, parlano di Tino, non solo della storia, proprio per questa sua visionarietà, capacità di aggregare squadre. Sapete, nel nostro mestiere, ma probabilmente in tutti i mestieri, no? C'è una base di professionalità talentuosa, perché poi le cose le devi saper fare, ma ci vuole sempre un
catalizzatore, un Cristoforo Colombo, che è capace di radunare, no, i marinai, ma anche non solo la bassa manovalanza, ma fino al primo timoniere, insomma, i dirigenti, chiamiamoli così, per realizzare questo progetto. E questa è un'altra delle capacità di Tino, perché non basta saper visualizzare. Io penso a un Kubrick, no? Penso a uno Spielberg, a questi che hanno visioni pazzesche di mondi possibili, ma poi te le tieni a casa nel cassetto se non sai portare, ecco, se come Colombo non sai convincere quello che ti deve dare i soldi, e qui lasciamo stare i soldi, non ce li hanno dati. E Tino ci ha rimesso pure di tasca sua, quindi la sua generosità anche, ricordiamo, in questo caso. A volte si è messo contro gli amici più cari, o magari forse i familiari, pur di mantenere una parola data, pur di realizzare quel progetto, pur di lasciare accesso allo spazio in cui ci siamo aggregati per la prima volta, cioè quel teatro di posa che qui pure vedrete, che è la sede dell'Associazione Culturale Nel Blu Studios, che ci ha compattato ancora di più con Tino, nonostante l'antica amicizia. Poi ci siamo aggregati e compattati anche su questo progetto, grazie all'esistenza di questa associazione culturale che adesso dovrà un po' riprendere l'avvio dopo questo doloroso momento, e speriamo poi di invitare anche voi a partecipare a delle iniziative, e quindi con Francesco, con Daniela, con Norma, Daniela la moglie di Tino e Norma l'altra figlia, stiamo costituendo il comitato direttivo per avere delle iniziative, facciamo laboratori di scrittura, facciamo anche delle proiezioni, forse faremo anche musica, in quanto Daniela è una grande esperta di settore, e quindi in futuro faremo un passaparola sperando di rintracciare anche le vostre mail e di invitarvi. Dunque, vabbè, io non voglio dilungarmi, ma insomma ci sarebbe ancora tanto da dire. Volevi aggiungere qualcosa? Quanto riguarda le tessere, stanno in associazione via Montello 2. Veniteci a trovare, ma forse molti di voi conoscono la sede associativa. Le tessere ce le abbiamo in una scatola. Io, ecco, ho sostituito Tino su sua richiesta alla presidenza, sono l'attuale presidente dell'associazione, quindi non le ho portate qua perché mi sembrava, adesso dedichiamoci invece a questo lavoro. Dopo la proiezione avremo alcuni degli autori, quindi i nostri amici del centro di salute mentale, accompagnati dagli psicoterapeuti di cui accennavo prima, che potranno rispondere a qualche domanda, se ci fosse qualche curiosità a che vorrete chiarire. Allora, grazie ancora per essere qui. Buona visione.